gli stessi costituenti, lo stesso Ruini, nel presentare il lavoro straordinario che avevano compiuto in sede di Assemblea Costituente, parlò di imperfezioni dentro la Carta Costituzionale. Figuriamoci se il nostro lavoro non è imperfetto, a maggior ragione noi siamo consapevoli anche delle piccole imperfezioni. Io credo che ci siano degli elementi molto positivi in questa riforma. Nuovo procedimento legislativo che supera il bicameralismo perfetto, falso mito quello del bicameralismo che aiuta a scrivere leggi migliori. È un bicameralismo che rimarrà, sarà sostituito da un bicameralismo in qualche modo differenziato, un elemento che farà progredire il nostro paese con un sistema più efficiente. Ed è davvero una scelta, un bivio. Quando c'è un bivio puoi scegliere una strada o l'altra, non è un'alternativa, è un sì o un no. E lo stesso sarà con le riforme, poi, e voi ovviamente valuterete, vi farete la vostra opinione e sceglierete come affrontare il referendum di ottobre. Però io credo che sia importante per tutti non subire quella scelta, non lasciare ad altri la scelta. Penso che sia fondamentale che ciascuno di noi contribuisca in un senso o in un altro a quella decisione, che partecipi, decida di contare, decida di incidere su una scelta da cui passa veramente il futuro nostro per i prossimi anni. E credo che sia una scelta che tutti noi affronteremo col giusto senso di responsabilità e di serietà, proprio perché possiamo immaginare di andare avanti, di superare un dibattito che c'è stato per 70 anni e finalmente arrivare ad una conclusione positiva, o rimanere nel sistema attuale. Io mi limiterò ad accennare solo a taluni aspetti di questa riforma, perché se no possiamo parlare di tutto, che mi lasciano francamente perplesso. E il primo aspetto, e su questo io vorrei che il Ministro mi dicesse se conviene o meno, e questo suo dichiarato carattere di riforma o revisione, perché il termine riforma, come Beniamino sa meglio di me, non figura tra l'altro nella Costituzione, no, si parla di revisione perché la Costituzione pensava solo a determinati punti, non ad una riforma di diecine e diecine di articoli come questi. Ora, io vorrei chiedere se è o non è una riforma di parte. Ora, si è sempre detto, ma questo me lo sono sentito dire da quando ero piccolino, che la riforma della Costituzione o la revisione della Costituzione non deve essere di parte. Deve essere perché? È perché la Costituzione è di tutti. E soprattutto perché la Costituzione deve durare oltre un qualsiasi governo, no, quindi non deve essere di parte. Ora io sento dire, probabilmente avrò interpretato male le parole del nostro Presidente del Consiglio, che dice no, guardate che però se non passa questa Costituzione me ne vado a casa. Ah, insomma, dire che non sia di parte una dichiarazione simile mi sembra un po' forte. No, questa significa dopo di me il diluvio, o no? Signor Presidente dell'AIGA, non è neppure questo. Vabbè, allora ho capito male io. Diciamo che è una riforma che non è di parte, ma è di parte. Vabbè, perché è di governo. Presidente, noi possiamo rispondere. No, ma io sono felice. No, io, guardi, io sono felice delle, non solo delle interruzioni, no, ma di coloro che contraddicono quello che sto dicendo. Uno che dice, guardate, o approvate questa riforma o me ne vado a casa, dire che non è di parte mi sembra un po', difficile. Però, questo penso che lo abbia detto pure lo stesso Presidente del Consiglio, che è di parte. Comunque, andiamo avanti. Non è solo questo è l'inizio. Andiamo avanti. Punto secondo, e che è un po' più delicato, punto secondo qual è? Che mi lascia perplesso. Quando dico perplesso, io mi diceva il mio caro fraterno amico Pier Alberto Capotosti, dopo aver detto che ti lasciava perplesso, dicevi delle cose che erano, lasciavano secco chi parlava o chi stava seduto. Qui abbiamo che cosa? Un problema di legittimazione. Che nessuno ha mai toccato, per inteso, lo riconosco, che come diceva
una persona a me molto cara, è stato accolto sempre con un silenzio assordante. Non se ne è mai parlato. Io anche su questo vorrei essere contraddetto. Noi abbiamo qui che cosa? Una sentenza dalla Corte Costituzionale, non di un pretore, né di, che non c'è più oltretutto, né di un tribunale, ma dalla Corte Costituzionale, che dice guardate che queste leggi sulla cui base è stato eletto il Parlamento della Repubblica sono leggi incostituzionali. Non so se ho letto male io, probabilmente, mi pare che la sentenza, e che Beniamino conoscerà benissimo, è la numero 1 del 2014. No, se non è questa la sentenza, per carità, ritiro quello che ho detto. E allora, andiamo avanti, questo è niente ancora. E allora questa sentenza dice o non lo dice che se sono illegittime, incostituzionali le leggi sulla cui base è stato eletto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati? Oh ministro, me lo dica, no? Io sono felicissimo che lei mi dica che non è vero, che ho letto male. Dopodiché la stessa sentenza dice però c'è il principio di continuità dello Stato, no? E in base a questo principio allegramente facciamo tutto, no? Perché la stessa sentenza dice che non si può far tutto, dice che si può far molto poco. Si possono fare solo gli atti necessitati e urgenti. Va bene? E questo si capisce. Chi capisce cos'è il principio di continuità dello Stato sa che cosa significa. La conversione in legge, e sono gli esempi che fa questa sentenza, la conversione in legge dei decreti legge. No? E quando il Parlamento è sciolto c'è la prorogatio. Questi sono gli atti necessitati e urgenti. Non che il Parlamento viene dichiarato incostituzionale e facciamo tutto il possibile e l'immaginabile, compreso le riforme costituzionali. Io su questo qualche piccolo dubbio ce l'ho. Piccolissimo dubbio che un Parlamento dichiarato incostituzionale possa fare, come giustamente dice il nostro Presidente Dell'Aga, possa fare tutto, riforme ordinamentali e soprattutto riforme costituzionali. Io qualche dubbio ce l'ho. Andiamo a parte il profilo della legittimazione, che è quello che è, purtroppo. Io vorrei che non fosse così, però è così. Volevo a questo punto sentire, sia sotto il profilo giuridico, magari. Sì, no, io sono felicissimo. E Caravita di Torito, che ha fatto parte anche della famosa Commissione dei Saggi, poi sul profilo politico magari sentirei più Mazziotti e Clemente. La Commissione dei Saggi, allora mi fermo e non vado avanti. Il povero Capotosti non era... Lo dicevo per completezza, perché avevo presentato prima il professor Clementi come saggio e ho completato la presentazione. Andiamo avanti. Presidente, sentiamo rapidamente un po' di interventi e poi torniamo, entriamo più nel dettaglio. Sentiamo un saggio, poi un secondo saggio e un politico. Cosa vogliamo sentire? Prego. Allora, sentiamo Beniamino che ci dirà che... Forse sono poco saggio, ma non sono emerito e quindi, come dire, sicuramente valgo di meno non essendo emerito. I poveri saggi si confrontano con una schiera di emeriti rispetto ai quali non riusciamo a contenere la forza. L'amico Annibale Marino è un presidente emerito e quindi siamo tutti tenuti a rispettare, ma questo a prescindere dal suo emeritato. No, ma ti contraddico, ma sì, adesso ti contraddico. Posso farti interrompere? Io avrei fatto leggermente diverso, che riguardava, siccome stiamo parlando qui un po' della riforma costituzionale, questo entra un po' nello specifico, e avrei parlato leggermente, qua due parole, le motivazioni che sono alla base di questa riforma. Devi avvicinarti. Delle motivazioni che sono alla base di questa riforma, che sono poi quello che interessa il cittadino, perché qui si dice, si continua a dire, che
c'è un risparmio di spese. E queste, bisogna dire queste cose, se no continuiamo. Io, per carità, il discorso tecnico è perfetto, però quando apro la televisione sento, si risparmia, c'è un risparmio di spese, si accelera il processo legislativo. E questo sì, sono le motivazioni. Ora, cominciando con il risparmio di spese, non è vero. Il risparmio di spese che io sappia, però... Vuoi avvicinare un po' al microfono, Presidente? Anche qua il risparmio di spesa, voi sapete che il Senato rimane. Il Senato è formato da una struttura burocratica amministrativa e poi dai senatori. Ora, i senatori lavorano gratuitamente, gratuitamente. Ora, il Presidente del Consiglio è un uomo di non comune intelligenza e si illude che in Italia esistono persone che lavorano a titolo gratuito. Mi pare che la Costituzione non lo preveda neppure, è vero, professor Clementi? Perché dice che ogni cittadino ha diritto a una retribuzione proporzionata. C'è la politica che risponde, io faccio sì, la sì, giurista. Proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Ora, anche quelli privi della libertà personale sono retribuiti. Ora, c'è una categoria nuova, che è quella dei nuovi senatori, che lavorerebbero a titolo gratuito, però anche su questo sono disposto a chiudere l'occhio e dire che va bene pure questo. Secondo, avevamo detto l'accelerazione del processo legislativo. Sì. E noi non abbiamo bisogno di più leggi, ma di leggi fatte bene. No. Le leggi nostre sono legalmente uno schifo come leggi, perché abbiamo... No. Non hanno, non posso, non, chiedo scusa, non hanno bisogno di un interprete, ma di un indovino. Perché io, no, quando uno va a leggere, quindi andare a dire abbiamo bisogno di altre 10.000 leggi, perché sennò non dormiamo la notte. No, abbiamo bisogno di una delegificazione, caro collega Manziotti, non di leggi fatte di più. Oh, e questo, secondo me, è il secondo punto che io mi permetterei di evidenziare. Che leggi di più, per l'amor di Dio, sì. Non, no. Io penso che, senta, a me sta roba qua non riesco qui, questa per portarla qui avanti ci vuole una, un giocatore di pallacanestro. Ora, il discorso che... Quindi le motivazioni che sono portate correntemente, che non mi nascondo che hanno una certa suggestione. Dopodiché, riduzione del numero dei parlamentari, è vero o non è vero che non sono ridotte questi parlamentari? No, e diciamolo pure questo. I deputati rimangono... I deputati restano 630, i senatori restano 100. Hanno un numero invariato. Da 315 siamo d'accordo? Scendono a 100. O stanotte sono diminuiti pure i deputati? Oh, perfetto. I senatori sono ridotti a 100, niente di meno a 100. Pensate un po', cioè quanto ce ne hanno i paesi che hanno 10 volte la popolazione italiana. Anche quindi su questo la riduzione del numero è un discorso che può, per carità, avere un certo effetto, una certa suggestione, però ha una certa suggestione solo per chi... ha scarsa simpatia per coloro che lavorano nei palazzi. Cioè lei dice questi sono argomenti spot che il governo mette in campo? No, io non mi permetterei mai di dire che il governo che sta facendo questa riforma costituzionale, no, fa degli spot, per l'amor di Dio. Posso dare un contributo da avvocato che sta legiferando? Allora, quando lei dice il primo pezzo, io non sono uno di quelli che sui costi si appassiona, quindi no, su quello non ci entrerei. No, vabbè, ci sono 300 persone pagate in meno, ma non è questo, non è questo il tempo. Però ripeto, non vorrei parlare di quello perché mi interessa, ma sono poche decine di milioni di euro. Io non lo uso come argomento, nel senso che alla fine non penso che il tema delle istituzioni, però invece vorrei parlare. La domanda che qui pongo ai tre costituzionalisti, e ci sarà un referendum, vero? E la scheda hai immaginato come sarà formata? C'è un quesito unico. Uno della sei posto il problema. Sì, va bene. Se tu ti sei posto il problema della
dalle dimensioni della scheda e di come un cittadino della Repubblica avente. No, a me, io sono contento. Più voi dite così, più io sono contento. Cioè, sarà una scheda di cosa? Scusa, io sto dicendo, questo non è una domanda, questo sono 40 articoli. Oh, e allora uno che deve dire sì o no, come deve fare? Si posso fare una domanda?